sono Giuseppe Primidena, ex consigliere dal 2009 al 2014. Questo problema lo portammo già in consiglio comunale con Marcello e riuscimmo a fare un'altra delibera di consiglio comunale. Qua c'era un palco pieno di delibere che ha fatto qua il consiglio comunale, ma non mi voglio adesso annoiare con articoli, delibere, determine. Quello che conta in un'amministrazione comunale, quello che ha intenzione di fare il consiglio comunale e il sindaco. Da tutte le carte che ho visto insieme a Marcello, questo è il manifesto che abbiamo fatto l'ultimo consiglio comunale nel 2012, dove riportavamo ancora la modifica delle zone censuali. Che succede? Secondo me le carte ci sono tutte, non serve di fare altre delibere comunali. Se ci fosse bisogno si farà sta delibera comunale, non è un problema, ma ci sono i ricorsi vinti da Marcello, ci sono tutte quante le delibere già anticipate del 2004 e del 2005, ci sono i ricorsi vinti al magistrato tributario, dove addirittura il comune che fa ricorso contro questa decisione del tribunale del magistrato tributario perde il comune contro la magistratura tributaria e deve pagare anche le spese legali. Cosa vuol dire? Che questa battaglia, secondo me, è già vinta a livello legale, è soltanto da vincere una battaglia a livello politico, perché soltanto se il politico ha intenzione di sbloccare questa questione della zona censuaria. Io mi sono riletto con Angelino anche i vecchi bilanci del comune di Frascati. Allora, secondo me, questa volontà delle amministrazioni passate non c'è mai stata, era soltanto un po' di fumo all'occhio per farvi stare buoni durante le elezioni e prendersi i voti. Erano detto bene. E non avevano mai avuto l'intenzione di ridurre questa tassazione dell'IMU o precedentemente dell'ICI, perché gli servivano i soldi. È inutile che siamo a chiacchierare, gli servivano i soldi che versavate come tassa delle vostre tasse. Quindi, come ha detto anche Lello che adesso è andato via, Magnozzi, bisogna trovare una risorsa che copra la spesa che è stata messa in bilancio. A quel punto si può sbloccare tutta quanta la questione, è tutta qua quello che serve fare, non ci stanno altre carte da fare, come c'è, è solo una volontà politica e basta. Una cosa vi volevo dire però, io sono uno dei tre che sono riuscito a recuperare 136 ettari di terreni di Frascati. Quando ho cominciato questa ricerca tutti mi dicevano: bolle di sapone. Ma lascia stare, sono bolle di sapone. Bolle di sapone. Vedrai che non succede niente, non si può fare, quelli ormai sono persi. Qua dico: no, fammi andare a vedere perché. A me le cose non mi sembrano chiare. Quando cominciai a trovare le prime carte, mi sembrava di stare su scherzi a parte. Dico: ma riprende mai la calcolatrice, facciamo bene i conti. Dico: ma che è successo qua? Dico: ma allora veramente l'hanno regalato questi terreni? Ecco, dopo 6 anni. Da quando abbiamo cominciato insieme io, Corazio e Monte questa battaglia, finalmente il Tribunale di Velletri con una sentenza ci ha riassegnato i vostri terreni, i nostri terreni. Perché voi dovete sapere che vedete la cartina lì, ma voi siete comproprietari di quei terreni, perché sono gravati dagli usi civici. Gli usi civici sono il diritto di ogni cittadino residente nel comune ad andare a sfruttare questi terreni per determinate cose. Quindi vi siete riarricchiti, riappropriati di terre che mancavano al vostro patrimonio. Col sindaco abbiamo già parlato di un eventuale uso da fare con questi terreni, vedremo se possono dare le risorse sperate all'amministrazione, alla città di Frascati, e con i soldi che entreranno da questa destinazione che si farà con queste terre, non so, ci sarà necessario fare dei studi, delle cose, però
Quelle deroghe sono dei frascadani e dovranno portare un beneficio ai frascadani, non a gente che doveva fare cotizzazioni e speculare su quelle deroghe. Vi voglio rassicurare in ultimo che se sarò eletto e prenderò a cuore questa questione, Marcello mi conosce, anche insieme con Claudio, io se dico che prometto una cosa la porto fino in fondo. Quindi se ho preso la parola con Marcello Costantini che facciamo questa questione della zona censuaria, come sono riuscito a portare a casa 136 ettari di terra, riusciamo a sistemare questa questione della zona censuraria. Grazie.